trying to then I'm the match like Randy. The club will go out to the granny. You nigga pull up your banner. The killers understand. Wee, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi siamo qua su Rules of Survival, il videogioco che portiamo tutti i pomeriggi alle 13:30/14 in live, perché ragazzi grazie alla pagina Facebook italiana ufficiale di Rules of Survival, il link lo vedete là in alto, sono arrivate delle immagini nuove fresche di ciò che potremmo trovarci il 24/25 gennaio con il nuovissimo update di Rules of Survival. Ne sta sfornando a manetta uno ogni settimana, ragazzi, stanno veramente dimostrandosi molto molto attenti al loro gioco e stanno cercando di garantirci un'esperienza di gioco unica e irripetibile. Abbiamo visto ragazzi che nell'ultimo aggiornamento però alcune cose non sono proprio state inserite, avevano detto che aumentavano la lista degli amici, invece è rimasta a 100 e voglio fare una rettifica ragazzi, purtroppo lo sapete, le informazioni che ci arrivano sono direttamente o cinesi o thailandesi, quindi avevamo interpretato male le 8 versus 8, in realtà ragazzi non ci sarà la modalità 8 versus 8, ma la mappa che abbiamo visto nell'ultimo aggiornamento è 8 km quadrati, 8x8, e nelle fotografie andrò a farvela vedere bene nel dettaglio. Comunque non andiamo a perderci in brodo di giuggiole ragazzi, andiamo subito a vedere la prima immagine, eccola qua, sembrerebbe che questo potrebbe essere il nuovo sfondo, il nuovo background di Rules of Survival, come vedete molto ciò per il tipo, con la Harley Davidson dietro, uno sfondo meraviglioso di montagne, e come vedete ragazzi c'è già qualcosa di interessante in realtà, lì a sinistra c'è un baule con un countdown, quindi ragazzi credo, da quanto mi può far suggerire l'immagine, che probabilmente con le vittorie potremmo ottenere dei bauli, non lo sappiamo, però secondo me succederà questo, comunque con dei piazzamenti abbastanza evidenti si potranno sbloccare i bauli, molto molto interessante. Proseguiamo con un'immagine, sembra un quadro, guarda che bella, questa è una nuova sessione della mappa, una nuova parte della mappa ragazzi, dove ci fa vedere dei casolari abbandonati come quelli che già conosciamo e che già abbiamo potuto vedere, molto molto interessante anche questo, verrà proprio fatto un sacco di modifiche nella nuova mappa ragazzi, che è veramente fighissima, montagne, pianure, c'è il fiume che collega tutto, bello 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 bello, molto bello ragazzi. Proseguiamo e arriva subito un'immagine interessantissima ragazzi, nuove skin per il nostro personaggio, la skin delle forze speciali ragazzi, guardate, sembra un cyborg, sembra tutto balobardato con tanto di tatuaggio, non so se avete notato, ma quel tipo lì c'ha il tatuaggio sul braccio destro, stivalozzi e completo blu per quello che potrebbe essere una nuova skin che arriverà nel nuovo shop. Avanziamo ancora, non ci fermiamo e andiamo a vedere un'altra nuova sezione probabilmente dello shop ragazzi, come vedete qua si capisce ben poco, cioè con dei diamanti possiamo acquistare degli altri diamanti, non capisco sinceramente l'utilità, a meno che non introducano la possibilità di trovare i diamanti in gioco, cosa che credo sia assolutamente impossibile. Però come vedete ragazzi, qua acquistiamo dei diamanti con i diamanti e sotto con 60 yen, ovviamente quello è il simbolo della moneta cinese, possiamo invece acquistare un sacco di cose interessanti. Tra l'altro non so se vedete i nuovi ticket gold, i ticket normali che sarebbero i nostri token, un po' di soldi e 300 diamanti. Proseguiamo
ragazzi, eccolo qua, il nuovo Supplybox T2, anche questo si conferma sempre allo stesso nome del precedente, ragazzi, dove al suo interno appunto c'è dentro la mimetica, la cosa delle forze speciali. E come avete visto, ragazzi, qua ci viene suggerito che si può acquistare solamente con quei diamanti speciali che si potevano acquistare nell'immagine che abbiamo visto qua, ragazzi. Vedete, se voi andate a vedere sotto, si può acquistare con questi diamanti. Cercheremo di capire bene se hanno introdotto anche per caso questa possibilità di trovare diamanti, quelli che acquistiamo nel gioco. Proseguiamo, non è finito, ragazzi. Qua ci fa vedere invece che la stessa parte della sezione nello shop che vi ho fatto vedere prima è anche caratterizzata dal fatto che possiamo comprare i token, quelli d'oro e quelli normali, con invece i soldi virtuali del gioco. Quindi 2000, prendiamo 5 di gold e 5 di bronzo, 5000, ne prendiamo 5 e 10, 10000, ne prendiamo 5 di gold, scusate, e 20 di argento. Beh ragazzi, questa è la nuova skin del personaggio femminile, ragazzi. Guardate l'uovo, guardate dietro il pulcino con gli occhiali da sole, ragazzi. Che meraviglia, ci tengono davvero tantissimo questi della NetEase a portare avanti la loro mascotte. Come vedete, ragazzi, ha uno zaino nuovissimo a forma di pollo dietro. Ha due zaini, tre zaini diversi, ecco, adesso ho capito. Quello di destra che imbraccia ha mille diamanti, credo. Quello in centrale, quello giallo, a 3880, e quello con il pollo con gli occhiali da sole a 5880 diamanti, veramente tantissimi soldi. Eccola di qua, ragazzi, un'altra nuova skin, sempre delle forze speciali. Guardate che bella, guardate che roba, ragazzi, colore verde per lui questa volta. L'abbiamo già vista blu, questa è verde, mi sembra che ci sia anche ocra, non male. E proseguiamo, hanno inserito questa specie di palco cinema all'aperto. Notiamo che in mezzo allo schermo c'è proprio la schermata iniziale di Rules of Survival, e non si sa, è una parte che troveremo nella mappa, ragazzi, questo nuovo cinema con tanto di seggiolini esterni e di casse, ottimo per andare a fare i festoni. Molto bello, andiamo avanti ed eccola, ragazzi, finalmente eccola qua, la nuova mappa, ragazzi, la vediamo molto bene in 3D, tra l'altro guardate che storia, due isole giganti separate, tantissime piccole città dentro, guardate quante ce ne sono, e il fiume gigante in mezzo che va a spezzarla a metà, se non che è collegata, come vediamo, da 1, 2, 3, 4 ponti, di cui un ponte, ragazzi, si biforca andando su un'isoletta molto piccola. Se poi guardiamo bene in alto, ragazzi, dove c'è il numero 42 là in alto, ci sono un sacco di montagne, ragazzi. Quindi questa sarà la nuovissima mappa di Rules of Survival, non vedo l'ora di provarla insieme a voi, ragazzi. Vediamo se abbiamo ancora qualcosa. Qua ci fa vedere che ci sono delle fiamme dentro, non sappiamo bene il motivo, sto guardando ma non capisco cosa voglia intendere, boh, non lo so. Cosa c'è in mano? Un lanciafiamme? No, c'ha in mano un MP7, non lo so. Eccola, quella dorata che vi dicevo, ragazzi, ancora la skin sempre delle forze speciali con il color oro, esattamente uguale a tutte le altre. Forse siamo quasi alla fine. No, le armi, ragazzi, verranno introdotte 5 nuove armi, ragazzi, come ho fatto a scordarmelo. Vediamo subito la prima, ragazzi, il P90. Questa è un'arma, è un mitragliatore che spara velocissimo, ragazzi. Lo giocavo in Battlefield ed era micidiale, precisissimo, velocissimo, veramente una grande arma. Il Vector, ragazzi, questo penso sia anche questo un rifle, quindi un fucile, ragazzi, molto futuristico come design. Come vedete, ragazzi, guardate che storia. C'era qualcuno in chat, tra l'altro, durante le live pomeridiane, che mi diceva che la sua arma preferita è il Vector, senza neanche averlo ancora provato. È il Vector, quindi deve essere molto molto bella. Però, ragazzi, prima di andare a vedere le ultime tre armi, vi ricordo di perdere 2 secondi, visto che non vi costa niente, di lasciare un bel pollicione in su se vi sta piacendo questo video, e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Dai, ragazzi, che ce la facciamo, dai!
Vediamo un pochettino di andare avanti. L'M110, ragazzi, ancora fucili per noi. Inseriscono un altro mitragliatore, ragazzi. M110, molto molto interessante, molto bello, molto longilineo anche questo. E se non erro il Saiga 12, ragazzi. Questo è un fucile a pompa automatico con 8 colpi nel caricatore. Credo che arriva in realtà a 12, se non ricordo male. Ecco perché il nome Saiga 12. Su Battlefield questo era devastante, ragazzi, faceva troppo male il Saiga. Chissà se anche qua sarà così come lo era sull'altro Battlefield. Sì, quella, ragazzi, era l'ultima immagine di tutte le novità che potremo trovarci nel prossimo aggiornamento o in futuro, credo però nel prossimo. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti qua a guardare il video. Mi raccomando di andare anche sulla pagina Facebook Rules of Survival Ita Official. Vi mando un bacio grande, vi abbraccio e noi ci vediamo presto! Ciao!